Torniamo con il nostro appuntamento sull'andamento del nostro portafoglio insieme che abbiamo creato insieme su eToro. Cerchiamo di scoprire come procedono le aziende che avete aggiunto, anzi che abbiamo aggiunto tramite i sondaggi che ho pubblicato su Telegram, le performance e quali potrebbero essere le nostre scelte future, ma dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale e questo è Risparmio, il canale del vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto. Questo anno i mercati proprio non ci vogliono aiutare e lo vediamo a breve, ma è anche vero che il portafoglio che abbiamo creato su eToro è stato creato per il lungo termine, per cui non è detto che debba essere per forza rimaneggiato o che ci siano ulteriori operazioni da fare. Ma è un dubbio che molti hanno durante i periodi di mercato volatile, come questo, e per cui si pone sempre questo dilemma. Prima di cominciare vi ricordo che questo portafoglio è creato su eToro, la piattaforma per la quale ho un link affiliato qui sotto in descrizione, nel caso voleste usufruirne. Appunto trovate questo link sia nella descrizione che nel commento pinnato del video. Ma teniamo il video corto, andiamo al PC, vediamo l'evoluzione di questo portafoglio e poi torniamo qui per le ultime considerazioni. Ed eccoci qui, ci troviamo sulla piattaforma eToro, sul nostro portafoglio insieme, come possiamo vedere quello che è l'evoluzione del portafoglio da quando è stato creato. E all'inizio dava delle forti soddisfazioni a causa delle enormi tensioni internazionali che ci sono in questi mesi. Ha avuto un forte calo, anche perché molte aziende si trovavano a dei massimi che non hanno più raggiunto o comunque su delle tipologie di prezzi che sembrano molto bearish. In ogni caso alcune aziende continuano a reggere, prima fra tutti Procter & Gamble che ci dona quasi 9% di profitto, poi abbiamo Johnson & Johnson con un 7% e Nestlé con un 2,72%. Consumer alla fine, durable, quelle aziende che in periodi particolarmente compromessi sono quelle che tendono a reggere di più. In ogni caso anche un REIT continua a darci qualche piccola soddisfazione, Realty Income, considerandolo però che l'abbiamo preso a un prezzo piuttosto buono. Tutto il resto invece è un bagno di sangue, con American Express che perde il 4,5%, Omega Healthcare che comunque, pur avendo avuto dei grossi cali, non è così messa male, un 6,62%, mentre soprattutto le aziende tecnologiche come Microsoft che perde quasi un 7%, come Intel che perde quasi un 10%, come Google che è sotto quasi di un 16%, tutto il Russell 2000 che è vicino al 18,5% di perdita, il lusso con Louis Vuitton MNC che perde quasi un 20%, ma la Russia ha impattato molto su quello che possono essere le prospettive di crescita di aziende che stanno nel lusso, Amazon per le sue trimestrali non proprio interessanti un 36,5%, Facebook perde un 40% e in ultimo le due aziende qui in fondo che purtroppo ci stanno dimezzando praticamente il portafoglio, ICM Research e Marathon Digital Holdings. In ogni caso io credo che questo portafoglio nel lungo periodo possa continuare a darci delle soddisfazioni, perché i mercati non sono sempre bearish, ci sono delle aziende che hanno business in diversi settori e per cui secondo me fra 4-5 mesi potremo vedere sicuramente un bel segno positivo. Però questa è una mia idea, è un portafoglio che abbiamo creato insieme. Quello che chiedo a voi è di farmi sapere se secondo voi appunto questo invece vada rivalutato. Come si può vedere abbiamo ancora $44,000 di disponibilità, quasi 45,000, e per cui se volessimo andare a mediare potremmo anche andare a fare qualche piccolo ingresso. Io direi che dobbiamo fare degli ingressi non più di $5,000 ad ingresso, magari su quelle aziende che veramente valgono e per le quali pensiamo che il futuro possa avere un futuro roseo, evitando magari di andare su aziende troppo piccole e speculative. Però comunque è una scelta che lascio a voi, perché il portafoglio lo stiamo facendo insieme, per cui magari nei commenti qui sotto lasciatemi la vostra impressione se effettivamente dobbiamo fare delle operazioni in più e su quelle aziende farle. Mi farebbe molto piacere avere la vostra opinione. Per cui adesso ritorniamo alla mia brutta facciona e cerchiamo di trarne delle conclusioni. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi dell'evoluzione e delle considerazioni fatte durante il video. Dimmi se vogliamo aggiungere qualcosa, se vogliamo mediare qualcosa o se vogliamo togliere qualcosa. Se questo video è stato di tuo gradimento ti prego di supportarmi veramente con pochissimo, lasciando un bel pollice in su per farmi crescere sulla piattaforma. A te costa un attimo del tuo tempo, ma per me significa il mondo. Poi, come sempre, se sei nuovo sul canale ti chiedo la cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e arrivederci a domani con un nuovissimo video. Ciao!